L'attore turco Can Yaman ufficializza la separazione, non lo vedremo mai più al suo fianco. I fan sono disperati, erano bellissimi insieme. L'attore originario della Turchia è diventato, grazie a diverse fiction, una star a livello internazionale ed è anche conosciuto nel nostro paese per via del suo talento e del suo fascino irresistibile. Ha tantissimi fan sparsi per il mondo, cosa dimostrata anche dai suoi account social visto che su Instagram, per esempio, conta più di 9 milioni di followers, di tutte le nazionalità. Ovviamente, il suo iniziale successo in Italia è nato unicamente per le sue performance sul piccolo schermo, ma dopo l'inizio della fiction dei Dreamer, in tanti fan hanno cominciato a parlare di lui per la ship nata con la collega Demet Özdemir. Can Yaman, ufficiale la separazione. Tantissimi fan hanno creduto che i due fossero fatti l'uno per l'altro, ed in effetti una storia d'amore c'è stata, ma è conclusa precocemente a causa di un tradimento dell'uomo. In ogni caso, Can e Demet sono rimasti in buoni rapporti, non rinunciando al lavoro e all'amicizia dell'altro. Le cose però a breve cambieranno e non farà piacere a nessuno. Infatti, la donna ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo attuale partner il giorno di San Valentino, e presto si incontreranno all'altare. Il compagno di Demet, che diventerà a breve suo marito, ha lanciato un ultimatum all'attrice, alla quale ha chiesto di smettere di lavorare con due attori in particolare. Uno fra questi, ovviamente, è Yaman. Il secondo invece è Demet Özdemir, con il quale ha lavorato nel film Tattiche d'amore e con il quale la donna ha dovuto registrare scene spinte e intime. Quindi, sembrerebbe che l'attrice non possa più lavorare con loro due, distruggendo il fantastico duo formato da lei e Can. Il futuro marito di Özdemir è sempre stato geloso, lo hanno confermato anche i diretti interessati della coppia ma, stando a quanto rivelano alcune fonti, la sua gelosia lo avrebbe persino portato a pensare di interrompere la loro relazione. Questo è accaduto in seguito alle registrazioni di Tattiche d'amore, perché il cantante e prossimo marito dell'attrice Ozan Koç avrebbe fatto una grande scenata di gelosia, gelosia che non riesce a controllare. Non sappiamo ancora se Demet deciderà di accettare le condizioni del fidanzato, dovremo aspettare per capire quali sono le sue intenzioni. Il bel attore ha anche rilasciato dichiarazioni sincere in un'intervista che ha rilasciato. Non posso ammettere, quanti soldi hai speso per mantenere questi fan? Fai affari in Italia e guadagni bene. Sentendo la nostra domanda, iniziò a ridere. Poi ha risposto alla nostra domanda. Fratello, sei un uomo molto intelligente, sai già cos'è cosa. Se facciamo un calcolo matematico, ci sono almeno 2000 persone lì. Se dessi a ciascuno di loro almeno 100 euro, sarebbero 200.000 euro. Immagina di farlo per giorni. 3 milioni di euro. Sono figlio di un milionario? Sono solo un attore che viene pagato per episodio. Come posso finanziarlo con i soldi che ricevo? Se avessi così tanti soldi, comprerei comunque un canale. Ride, e come posso trarre vantaggio da una cosa del genere? Qual è il mio ritorno in denaro? Quindi se questi fan sono falsi non capiranno? Inoltre, questo viene saltato, se quei fan fossero comparse, nessuno condividerebbe quelle immagini tranne me. Ma migliaia di persone stanno condividendo questo video sui loro social media. Puoi trovare quegli account dagli hashtag e capire che sono reali. Sai cosa ha causato questo problema, fratello? Perché sono l'unico giocatore in Turchia che non è un consulente stampa. Nessuno gestisce i miei social media. Condivido me stesso in modo amatoriale. Allora perché i tuoi fan dicono di amarti? Quando glielo chiedo, mi lodano così tanto che dicono, per noi, tu sei il più bello. Lo dicono, non lo dico. La commedia romantica è sottovalutata in Turchia. Ma li fa molti affari. È anche molto difficile recitare in una commedia romantica. Il 60-70% delle scene di Arkanji Kusa sono state improvvisate. La nostra serie è stata un po' amata proprio per questo. È stato solo perché è stato improvvisato? No, c'era anche qualche grande commedia lì. Inoltre, i giovani che recitano nelle commedie romantiche sono un po' femminili. Non esiste un uomo mascherato. Il personaggio che interpretavo era mascherato e ha attirato l'attenzione. Arkanji Kus era una serie di fiabe. Forse questa è la prima volta che una serie turca ha così tanto successo in Europa. Chi è Demet Özdemir? Demet Özdemir è un'attrice, modella e ballerina turca. Özdemir, nata il 26 febbraio 1992, è nota per il suo personaggio Aylin nella serie drammatica Fantasia I'll Give You a Secret. Ha fatto il suo debutto nell'arena globale con la serie Early Bird su Star TV, dove ha recitato con Can Yaman.
Demetos Demirenata e Smith come la più giovane dei tre figli dei suoi genitori. Dopo il divorzio dei suoi genitori all'età di 7 anni, si è trasferita a Istanbul con la madre e i fratelli. Özdemir ha preso parte alla clip Fire and Forget di Mustafa Sandal nel 2013 e presto ha interpretato il personaggio di Aileen con il suo primo partner Ekin Kos nella nuova serie della Fox I'll Give You a Secret. Successivamente, Özdemir ha interpretato il personaggio di Ayla in Kartsi Tesura, e il personaggio di Demet nel film Tutte Sozusu, poi ha dato vita al personaggio di Asl nella serie Strawberry Kokusu di Star TV. Tra il 2018 e il 2019, ha interpretato il ruolo principale di Sanem con Gianni Aman nella serie di commedie romantiche turche Early Bird. Per il suo ruolo in questa serie, ha vinto la migliore attrice, la migliore serie TV, con Gianni Aman, e la migliore attrice di una commedia romantica a Libano Murex Dor 2019. È diventato l'ambasciatore del marchio di Pantene Turchia nel novembre 2019. Oggi, Özdemir interpreta il personaggio di Zeynep in The House You Were Born, Destiny, su TV8 con Ibrahim Selikol. La serie è stata proiettata da Oggi Media, diretta da Sagar Bayrak, il 25 dicembre 2019. La sceneggiatura è stata scritta dal dottor. Ispirato al romanzo di Gulsier in Buda Coglio La ragazza nel bicchiere. D'altra parte, Demet Özdemir è innamorato di Oğuzhan Koç da un po'.